Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. A grande richiesta, me l'avete chiesto veramente in tantissimi, oggi andremo a vedere come poter creare dei video con i vostri influencer AI, quindi l'influencer che abbiamo creato con l'intelligenza artificiale. Vi lascio qui sopra il video dove siamo andati a creare i nostri influencer con l'intelligenza artificiale. Mi raccomando ragazzi, andatelo a vedere in modo da capire come poter generare delle immagini del vostro influencer digitale. E oggi andremo a vedere come poter creare invece dei video con il vostro influencer digitale. Prima di iniziare ragazzi, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, lasciare un commento qui sotto, attivare la campanella delle notifiche in modo che restate sempre aggiornati su ogni video che andrò a pubblicare. A voi non costa veramente nulla, a me invece quel semplice iscriviti dà un grandissimo supporto e una grandissima mano nel far crescere il canale. Ok, partiamo. Allora, innanzitutto come video di riferimento io sono già andato a scaricare sia un video sia un'immagine di un influencer che ho creato con l'intelligenza artificiale. Al momento non ci sono ancora dei tools che effettivamente ci permettono di andare a creare dei video riportando quello che è l'involto della nostra influencer AI. Ma ci sono dei tools come ad esempio questo, che è molto semplice da utilizzare rispetto a molti altri tools che ho provato e che sono veramente meccanici, si impallano ogni due secondi. Ho trovato questo sito molto interessante che si chiama UltraSwap, che ci permette di andare a cambiare quello che è il volto che è presente nel video e utilizzare quello della nostra influencer AI sotto forma di immagine, ok? Quindi abbiamo creato un'immagine, andiamo a utilizzare il volto della nostra immagine e applicarlo al video. Ho preso come video di riferimento questo video della più famosa TikToker che esiste, Charli D'Amelio, ok? Quindi utilizzando questo video, partendo da questo video, noi andremo a swappare il suo viso e andremo a utilizzare il viso della nostra influencer creata con l'AI, ovvero questo viso. Quindi andremo a applicare questo viso, ok? Allora, molto semplice. Mi sistemo un attimo i file, molto semplice. Allora andiamo su UltraSwap, vi lascio qui sotto il link in descrizione e ci registriamo. Questo sito è a pagamento, ma vi dà la possibilità di provarlo gratuitamente. Andiamo a fare la registrazione. Qua andiamo a inserire il codice che ci è arrivato tramite mail. E qua ci ritroviamo all'interno della piattaforma di UltraSwap. Andiamo a selezionare Face Swap, qua dove c'è l'immagine del volto. In questo caso andremo a caricare un video e su questo video dobbiamo andare a caricare una foto perché sarà appunto il volto della nostra influencer AI. Qua andiamo a caricare il video appunto, che si chiama 2MP4, e qua andiamo a caricare il volto, che è questo, ok? A questo punto non ci resterà che fare semplicemente il click su Launch Your Swap. A questo punto l'intelligenza artificiale starà elaborando il video e qui sotto troverete appunto che lo sta processando. Aspettiamo pochissimi minuti e il video sarà pronto. Dopo circa 2 minuti il video è stato processato, lo possiamo andare appunto a vedere e scaricare. Quando qua ci sarà scritto Finish, clicchiamo su View, invece l'occhietto, e lo potremo andare a scaricare. Download, consenti e ce lo va a scaricare. Questo è il video originale. E questo è il video della nostra influencer AI. Ragazzi, incredibile. Ora vi domanderete come facciamo ad andare a togliere questo. È molto semplice. Vi faccio vedere prima i costi delle piattaforme e poi andiamo a vederlo. Allora, questi sono i costi per generare i vostri video. $6 al mese, 60 immagini swappate, 100 video, $12 al mese, 120 immagini swappate, 250 video swap, eccetera, eccetera. Quindi, in base a quello che è naturalmente il vostro progetto, in base a quello che dovete andare a fare, questi sono i prezzi. Adesso andremo a vedere come togliere il watermark che c'era là sotto il video.
possiamo andare a utilizzare due siti che sono uno 123 apps e l'altro invece si chiama Any Eraser, ok? Molto semplice utilizzare entrambi, vi lascio qui sotto i link in descrizione. Andiamo a prendere quello che è il nostro file da modificare, refile, questo qua, ok? Andiamo su rimuovi logo, selezioniamo la parte interessata, facciamo salva, già fatto, velocissimo. Andiamo a vedere che il logo è stato rimosso, viene applicata diciamo questa filigrana, questo filtro che ci permette di eliminare il watermark, o magari potete direttamente tagliare questa parte, ma secondo me per il lavoro che fa gratis ci sta assolutamente. Questa è l'opzione numero 1. Per quanto riguarda la seconda opzione, possiamo andare su Any Eraser e fare la registrazione con la possibilità di avere anche una prova di quello che è l'applicazione. Quindi andiamo a iscriverci. Una volta iscritti andiamo su Try It Online, quindi proviamo online. Nel momento in cui vi iscriverete avete una prova gratuita. Cosa facciamo? Andiamo su rimozione oggetti immagini video, andiamo a caricare qua il file che vogliamo andare a modificare. Una volta che il file è stato caricato andiamo con la croce a cancellare la parte del watermark che ci interessa appunto rimuovere e clicchiamo su rimuovi oggetti ora. E appunto questo watermark verrà eliminato. Io adesso ho già utilizzato la prova gratuita. In ogni caso questo è un programma a pagamento, è meglio sicuramente utilizzare quell'altro, ma vi faccio vedere anche il risultato finale di questo video come viene. Comunque cliccate su rimuovi ora e in automatico poi potrete andare a scaricare quello che è il video. Questo è il risultato finale del video che abbiamo modificato togliendo il watermark con la seconda piattaforma. Naturalmente vi consiglio di utilizzare la prima perché è assolutamente gratis. Ragazzi, il video di oggi finisce qua, se vi è piaciuto lasciate un like. Condividete questo video, lasciatemi anche un commento, attivate la campanella delle notifiche e mi raccomando iscrivetevi, perché ci saranno tantissimi video dopo questo che andranno a parlare di tantissimi siti di intelligenza artificiale che sto andando a studiare, a testare, a provare. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!